Just a very short introduction, Yuan Shaogong. Yeah. Una piccola introduzione. Yuan Shaogong. Yuan Shaogong is a kind of Nei Gong. È un Nei Gong. È un Nei Gong. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And Nei Gong represents the combination of the three different arts that is taught in Shaolin. Nei Gong è la combinazione di tre particolari arti che sono insegnate in Shaolin. Yeah. There is the health part. La parte salutista, diciamo. Traditional Chinese medicine. Yeah. La medicina tradizionale cinese. The martial arts. Arti marziali. And the Buddhist philosophy. Okay, la prima erano due insieme. Okay, quindi salute, arte marziale e filosofia cinese. Yeah, okay. So it combines all the three areas. Questi tre aspetti sono insieme. So one of it obviously is understanding your body. Quindi sicuramente per cominciare dobbiamo cominciare a capire il nostro corpo. Okay. So to work on qi, we need to build the channels for the qi to flow. Il lavoro è che se vogliamo che il qi fluisca nel nostro corpo dobbiamo costruire i canali per poter permettere il passaggio. And it's like when you have an old house, you have to fix the pipe so that the water can flow. Se avete una vecchia casa dovete come dire rimettere a posto le tubature perché l'acqua ci possa passare dentro. Yeah. If you don't fix the pipe and you put in the pump, the water will go all over the place. Yeah? Se praticamente avete la tubatura rotta, anche se avete la pompa per planciare l'acqua, ma l'acqua viene buttata fuori dal tubo che è rotto, arrugginito, bucato, quello che è. Yeah. So in learning Qigong, first we learn to fix the pipe. So then later we put in the pump. Okay? Quindi la prima cosa è costruire le tubature e dopo possiamo mettere la pompa. At the most basic level, the channel, there are many channels, but the most basic channel is talking about our fascia and our tendons. Ci sono molti canali, ma quello che noi adesso andiamo a focalizzare è quello che riguarda le connessioni con la fascia e con i tendini. And this is something that we can control physically. Questa è una cosa su cui abbiamo un controllo fisico. Yeah. And then later on you learn to control with your mind. In un secondo momento è la mente che guida il processo. Okay. Now in our Shaolin traditional system where there are six levels of energy. Nel nostro sistema ci sono sei livelli di energia. Yeah. The first is what we call Li. It's spelled L-I-Q. Il primo è Li. Che noi facciamo spelling come LIQ con la sua. That is muscle strength, physical. Yeah? Forza muscolare è molto fisica. Yeah. The second level is we call Jing. Il secondo è J-I-N. J-I-N. Yeah. Jing is elastic energy in your muscles, tendons. È la forza elastica racchiusa nei muscoli tendini, nel sistema muscolo-tendinio. It's like when you pull a bow. Quando voi tirate un arco, è quello che fate. So the same way is we stretch and put tension in our tendons and fascia, and then we release. Quindi noi mettiamo, diciamo, tensione nei nostri tendini e fascia e poi questa energia, diciamo, caricata la lasciamo andare. Yeah. So this is different from Li, where you push. This is compress, release. Okay. Non è come l'uso della normale forza dove uno semplicemente spinge, ma questo è caricare un arco e lasciarlo andare. Yeah. Third is E. Il terzo livello è Y-I. Y-I. Yeah. That is our mind, our intention. È la nostra mente, è la nostra intenzione. Yeah. It is what controls the body. What controls the Jing and eventually what controls the Qi. La qualcosa dopo controlla il corpo, la mente e il Qi. Yeah. So E is very important because quindi, it controls the other systems. Quindi la mente controlla gli altri sistemi, quindi il corpo, Qi. Qi is number four, is another form of energy. C è un altro, è il quarto punto, è un'altra forma di energia. So it is essential for life because without Qi we cannot maintain health. È importante per la vita perché altrimenti non possiamo mantenere uno stato di salute.
So that's why it's involved in healing. Per questo se ne parla quando si fa guarigione, diciamo. But also is involved when we do martial arts, yeah? E naturalmente entra in gioco anche quando si parla di arti marziali, quindi guarigione o meglio forse curativo, aspetto curativo e aspetto marziale. Then the fifth level is what we call Shen. S-H-E-N. Ok, il quinto livello è Shen, e si scrive S-H-E-N. Shen in translation actually means spirit. Quando but it is not the spirit out there, it is what we call human spirit. Normalmente viene tradotto come spirito, ma non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa che sta dentro di noi e che quindi è spirito umano. Then the last level is called Shi, which means emptiness or void. Hey, l'ultimo è Shi, che significa vuoto. Okay, so let's go back to Jing, Yi and Qi. I'll explain a bit more, yeah? Adesso spieghiamo qualcosa di più su Jing, Yi e Qi. Jing, as we say, is elastic energy, is very forceful, is impulse. Boom, yeah? Il Jing è una forza elastica e che ha un suo impulso. Whereas Yi is a form of control, okay? It controls your own body, it can also use it to project energy out, draw energy in, okay? Diciamo controlla il corpo, è quello che ci permette di andare energia verso l'esterno oppure riprenderla verso di noi. And qi is your life energy, yeah? Life force. Without qi then we will not be healthy, yeah. Qi lo possiamo tradurre come forza vitale ed è quello che ci permette di mantenere il corpo in salute. So if you think in terms of trains, locomotive. Se ragionate in termini di treno, quindi come una locomotiva. Yeah. So your li will be your steam train. Li, quindi la forza fisica sarebbe come il vapore. Then your zing will be your diesel train. Quindi il primo è il treno a vapore, il secondo è un diesel. And your qi will be your electric train. Yeah? Con il qi, diciamo, è come se fosse un treno elettrico. So you can see, same thing, but energy, the drive the train is in different form. Si tratta sempre di energia, ma sono tre differenti forme di energia che, diciamo così, alimentano il treno nei tre casi. So the same apply to our body, yeah? Our body has different form of energy that drive it. La stessa cosa vale per il nostro corpo, possiamo utilizzare diverse forme di energia per dargli movimento. Okay.